Ciao ragazzi, continuano le nostre video lezioni per Italiano di Quinta, vediamo uno degli ultimi autori. E in queste ultime lezioni ci interesseremo in particolar modo degli autori che sono nati e hanno caratterizzato la letteratura del Novecento italiano. E oggi vediamo uno degli autori principali, ossia Italo Calvino. E, autore molto interessante, anche ben diversificato in due fasi della sua vita. La prima che va dal 1945 arriva al 1964, il periodo in cui lui vive sostanzialmente in Italia, e poi dal 1964 al 1985, quando vive in Francia e ha un cambio totale della sua poetica e della sua scrittura. Chi è intanto Italo Calvino? Italo Calvino nasce nel 1923 a Cuba e arriva però in Italia giovanissimo, dove poi in realtà parteciperà alla resistenza. E, infatti si iscriverà al partito comunista e sarà militante durante appunto la resistenza. Si laurea poi nel 1945 in lettere. E comincia fin da subito sostanzialmente la sua attività di scrittore. Il primo testo che ci rimane di Calvino, infatti, è proprio del 1900, cioè edito nel 1947, del Sentiero dei Nidi di Ragno, dove abbiamo Pif, che è un ragazzino, Pin, questo piccolo fanciullo che partecipa alla resistenza quasi in maniera inverosimile, quasi inaspettatamente. E in questo modo Calvino vuole raccontarci questo suo periodo della vita, però non volendolo strumentalizzare dal punto di vista politico, ma volendolo raccontare dagli occhi di un bambino che quindi vive questa avventura come quasi un romanzo picaresco. E i suoi testi successivi sono testi che si basano in parte sul neorealismo, quindi la descrizione anche della società del suo tempo, in parte sul romanzo, diciamo, fantastico. Abbiamo quindi una serie di racconti. Lui scrive sia racconti brevi che dei veri e propri romanzi che riguardano la società del suo tempo, sia romanzi invece più di fantasia. E, diciamo che del primo filone sono quelli che ci descrivono ad esempio il boom economico come storia di uno scrutatore, quindi la storia della società italiana che dal dopoguerra cambia totalmente. Potremmo inserire all'interno anche il Sentiero dei Nidi di Ragno, perché ovviamente ci parla di un periodo antecedente alla fine della guerra. Che però ci parla appunto della storia degli italiani proprio in quel periodo. La parte più fantasiosa invece riguarda ad esempio i nostri antenati, la trilogia del Visconte di Mezzato, il Barone Rampante e il Cavaliere Inesistente. Ora, tutti e tre sono dei racconti ovviamente fantasiosi perché ci presentano dei personaggi inverosimili. Il Visconte di Mezzato è questo visconte che si trova praticamente tagliato a metà durante un combattimento ed rappresenta un po' la difficoltà dell'uomo di trovare in qualche modo la sua quadra, di sentirsi sempre incompleto. Il barone rampante, questo barone che in qualche modo impazzisce, decide di salire su un albero e di non scendere più da lì, ed è un po' la descrizione dell'intellettuale del dopoguerra che si sente distaccato dalla società, che in qualche modo non lo vede rappresentarsi completamente, ma allo stesso tempo ne è incuriosito e vuole conoscere e vuole raccontarla. Ed in più abbiamo, come vi dicevo, il cavaliere inesistente, questo cavaliere che è formato solamente dall'armatura ed è, secondo Calvino, la raffigurazione dell'uomo moderno, che è un uomo che sente la mancanza dei contenuti al suo interno, è quasi una maschera che si mette. Il romanzo che sicuramente gli riesce meglio e quello che maggiormente forse descrive anche in maniera fantasiosa però la situazione dell'uomo è proprio quello del Barone Rampante, probabilmente perché è la situazione che Calvino vive in quel momento, è la sua situazione contingente, cioè un intellettuale che non si trova rappresentato interamente all'interno della società e non riesce più forse a comprenderla. E è una trilogia molto affascinante, i romanzi non sono particolarmente lunghi. Potrebbero essere anche una lettura, diciamo,
piacevole, perché voi può incuriosire, insomma, come tipologia di racconti. E sono scritti in tutto questo periodo, tutti gli scritti che lui fa sono scritti in maniera molto chiara, molto pulita. E quando noi ovviamente parliamo ormai di questi scrittori, è un linguaggio ormai capibile, già rispetto a un Manzoni che abbiamo visto inizio anno, Leopardi, gli autori di cui noi stiamo parlando in queste ultime lezioni ovviamente ci descrivono le cose con un linguaggio assolutamente capibile. Magari in alcuni casi, come quando parleremo di Pasolini, il linguaggio risulta più, come dire, più elitario in alcuni testi e con parole più difficili da comprendere, mentre Calvino è più immediato nella lettura, è più facile. E ha sempre un sovrattesto e un sottotesto, nel senso che i suoi racconti sono facili da leggere ma non così facili da comprendere, perché hanno sempre dietro poi un significato ulteriore. Però è una lettura piacevole, questo sicuramente. E anche perché, come vi dicevo, proprio in questo periodo lui si rifà molto alla letteratura neoclassica e quindi vuole un linguaggio pulito, diretto. Lui abbraccia completamente anche il pensiero illuminista, nel senso della visione di una uguaglianza sociale e una libertà per tutti gli uomini. Milita in questo periodo nel Partito Comunista. Nel 1964 si sposa con una traduttrice argentina e si spostano a Parigi. Qui abbiamo un cambiamento notevole da parte di Calvino, perché Calvino decide di interessarsi a quelli che erano gli ambienti parigini. Ha abbandonato la sua militanza politica, un po' forse deluso anche dalle posizioni del Partito Comunista, e si inizia ad interessare alle scienze. Lui era stato giovanissimo studente di agraria, figlio di due scienziati, quindi aveva sempre vissuto in mezzo alla scienza. Aveva poi abbandonato agraria per iscriversi a lettere, ma questo suo interesse per la scienza e per il neopositivismo lo investono completamente. Infatti nell'ultimo periodo, nel secondo periodo della sua scrittura, Calvino si scrive testi principalmente legati al mondo fantascientifico da una parte, quindi un mondo quasi irreale, futuristico in alcuni casi, e utilizza il linguaggio come un mondo a sé stante. Lui riconosce ormai che la letteratura e i romanzi non possono più entrare nella realtà dell'uomo, ma ne fanno una realtà a sé stante, quindi non devono per forza raffigurare la nostra realtà esistente, ma deve essere qualcosa di nuovo, di diverso, perché è un mondo altro, differente dal nostro. E diciamo che di questo periodo, ad esempio, abbiamo Le città invisibili, che sono nove capitoli in cui vengono descritte diverse città, ma le città non hanno sempre un nome di donna che non viene mai riportato all'inizio del testo, e sono, ad esempio, ogni capitolo è le città i segni, le città la memoria, quindi hanno anche una funzione differente, si ispirano al Milione. Infatti abbiamo una sovracornice in cui sono Marco Polo e Kublai Khan che parlano, e Marco Polo che li descrive di questi suoi viaggi. Oppure, ad esempio, abbiamo adesso, giusto per darvi, diciamo, qualche titolo, il Castello dei Destini Incrociati del 69. Anche in questo caso abbiamo un mondo diverso dal nostro, fino ad arrivare all'ultimo romanzo, che è Una pietra sopra, che vuole quasi essere una pietra sulla scrittura stessa dell'autore. Quindi una differenziazione, una novità proprio nella scrittura, che non è più un mezzo per trasmettere il pensiero ideologico e politico dell'autore, ma diventa la raffigurazione di un mondo a sé stante, che inizia e si chiude proprio con i testi. Adesso ovviamente non vi dico tutti i nomi, perché lui scrive veramente un sacco di romanzi, come le cosmogoniche vecchie e nuove, ad esempio. Però, se vedete, sono tutti ambientati in mondi differenti dai nostri. E l'ultimo suo lavoro sono i quaderni delle lezioni americane,
lui scrive questi appunti di queste lezioni che fa a questi studenti americani negli anni 80 e si immagina in qualche modo di lasciargli una specie di testamento, diciamo, sulla letteratura, in qualche modo vedendo l'inizio di un nuovo millennio, quindi il cambiamento che ci sarà nel nuovo millennio con la scrittura. Queste lezioni americane, appunti per lezioni americane, diventano fondamentali in qualche modo per la poetica dell'autore stesso. Lui molto spesso, nella parte precedente, aveva lasciato una sua poetica scritta nelle prefazioni di alcuni testi, come ad esempio I sentieri dei nidi ragno. Questo è il suo, in qualche modo, testamento letterario. Infatti muore nel 1986, quindi muore relativamente giovane, a 63 anni, quindi diciamo ancora poteva scrivere sicuramente tanto. Ma la cosa fondamentale è che in Calvino quindi troviamo una sua evoluzione da una scrittura più legata al neorealismo e quindi a una descrizione della società in cui lui vive, legata anche alla sua ideologia politica, un cambiamento, una scrittura quasi scientifica e ha una volontà di descrivere non tanto più il mondo quanto il testo in quanto tale.